marzo siamo qui con te dopo le prove. Come sono andate le prove di oggi? Ma da una parte bene, perché comunque abbiamo fatto un bel salto in avanti per il passo di gara, ma purtroppo con la gomma da qualifica abbiamo avuto molte difficoltà, non siamo riusciti a sfruttarla al meglio e sono rimasto fuori dalla Super Pole 3, quindi domani partirò dalla terza fila e questo sarà, spero non sarà un limite, ma spero sarà solo una difficoltà in più. Ci farai divertire con qualche sorpasso. Speriamo, speriamo. Come giudica la tua annata? Ma direi più che positivamente, perché trovarmi secondo in campionato tra gare al termine in una categoria dove tutto è nuovo per me, credo che sia più che positivo. Poi abbiamo avuto gare difficili, ma questo credo che fosse normale, diciamo, fa parte del gioco. Tu hai usato le Pirelli per la prima volta, come giudichi? La prima sensazione che ti dà appena parti da box come nuova è ottimo, perché ti dà subito fiducia, subito un feeling. Poi sicuramente è una gomma difficile da gestire per l'arco della gara, perché tende a muovere molto la moto, soprattutto le quattro cilindri sono un po' nervose e quello è diciamo dove Ceca e la Ducati hanno fatto la differenza quest'anno nella gestione della gomma per l'arco della gara. L'annata sta finendo, si cerca la nuova occupazione dato che la Yamaha ha dichiarato il suo ritiro. Dove pensi di parare? Di fatto non lo so, ancora sto aspettando notizie ufficiali da parte di Yamaha per capire se continueranno con un team privato ma con supporto e sviluppo da ufficiale o abbandoneranno realmente, quindi non lo so, per ora ci sono tante parole in giro, tante chiacchiere, tanti contatti e spero di decidere al più presto cosa fare, perché comunque la stagione finisce tra 2 settimane e inizieranno subito i test, quindi servirà tempo per riorganizzare una squadra. Parliamo un po' di MotoGP. Tu sei stato in Ducati e hai avuto le tue difficoltà come tutti quelli che hanno avuto una guida sopraffina. Alla stessa maniera anche Valentino Rossi, che non ha una guida sgarbata come quella di Stoner, ha le sue difficoltà. Tu sei stato lapidato quando eri alla Ducati. Quante risate ti sei fatto adesso? No, di fatto non ho mai goduto, diciamo, per le sfighe altrui, quindi non ha... di sicuro ho provato, non dico piacere, però un minimo di rivincita, nel senso che è stato chiaro a tutto il pubblico che non dicevo cavolate. D'altra parte, qui in Superbike sta vincendo una Ducati, quindi è sempre nel mio cammino e non è facile. Che differenza c'era tra le gomme che davano te e quelle che davano Valentino? Ma sai, io l'ultimo anno che ero in Honda, nel 2007, ho imposto al team Gresini di passare a Bridgestone, perché non sapevo il trattamento che avevano gli altri, ma non ero contento del trattamento che avevamo noi da Michelin. Tante volte partivamo in fine settimana con delle gomme che funzionavano e come per magia sparivano prima della gara, quindi non lo so, di sicuro adesso che c'è il monogomma e il livello, diciamo, uguale per tutti, non vedo più togliere conigli dal cilindro la domenica mattina, quindi mi ha lasciato sempre un po' perplesso. Marco, ti ringraziamo per la tua disponibilità a poche ore del Gran Premio. Grazie. Ciao.